Ben ritrovati amici del Gusto Relativo, siamo in compagnia di Giacomo Ferrari dell'azienda agricola Ferrari e appartenente all'associazione produttori del Moscatello di Taggia, un vitigno, siamo sinceri, a noi semi sconosciuto, se non del tutto sconosciuto, un vitigno storico, un vitigno che hanno riscoperto e ritrovato da poco, come ci dirà poi Giacomo molto più dettagliatamente di me, lo hanno clonato da un unico ceppo che era l'unico superstite di questo fantastico vitigno, e l'associazione si è, diciamo, disciplinata quasi in maniera autonoma, entra all'interno della DOC Riviera Ligure di Ponente, ma si è disciplinata, autodisciplinata in maniera rigida, tant'è che riesce a portare una gamma di prodotti molto interessanti. Stiamo parlando di un moscato ovviamente, ma riescono a trasformarlo dal secco, passiamo attraverso anche una trasformazione che fa del legno, fino, diciamo, al più classico dei prodotti, qual è la versione passita di questo vitigno. I vini che abbiamo degustato oggi, non presentiamo un vino in particolare, ma raccontiamo, diciamo, più che altro dell'eleganza e della particolarità di questo vitigno, che pur essendo appartenente alla famiglia degli aromatici riesce ad esprimersi in maniera netta, corretta, decisa ed elegante dalla versione passita alla versione secca alla versione passata. Ho parlato troppo oggi, passo subito la parola a Giacomo che ci racconterà meglio la storia e le curiosità di questo vitigno. Prego Giacomo. Benissimo, la curiosità è quella senz'altro di un vino storico che ha mille anni di storia scritta peraltro, testimoniata da una ricerca di un giovane studente universitario che ha fatto la sua tesi sui vini liguri. Nella ricerca della documentazione si è imbattuto in una miriade di documenti che riguardavano il Moscatello di Taggia. Il Moscatello di Taggia 15 anni fa era solamente un ricordo dei nostri anziani, dei nostri viticoltori anziani, che citavano sempre tra le varie tipologie che loro impiantavano nei vigneti il moscatello, però di fatto il moscatello nessuno. Da lì è nata l'idea di fare la ricerca sul campo dei superstiti. I superstiti alla fine di questi due anni di ricerca si sono ridotti a una sola pianta, che è un esemplare di 200 anni. L'esemplare da cui poi è stato clonato. Di vita, per dire che a 200 anni abbiamo misurato il tronco, il posto principale a 43 cm di diametro. Quindi, dopodiché, la pianta è stata testata dall'Università di Torino, CNR di Cogliasco, i quali ci hanno detto effettivamente questo è la pianta originale, la pianta storicamente conosciuta come Moscatello di Taggia. Da lì abbiamo iniziato la moltiplicazione. Ora siamo circa 35.000 piante impiantate a terra e stiamo crescendo, per anno 6-7.000 piante ogni anno. Insomma, un vitigno, avrete capito che è un vitigno da scoprire, e soprattutto quello che abbiamo potuto notare è che c'è tanta passione da parte dei produttori, di voi che avete aderito a questa sperimentazione, a questo, diciamo, progetto del tutto innovativo e sicuramente molto appassionante. E se, dal mio punto di vista, se passate nelle zone dove loro allevano questo fantastico vitigno e dove lo trasformano, fatevi, bussate alla porta e assaggiatelo, perché è davvero fantastico. Un saluto, grazie mille e grazie a tutti.